Ciao a tutti amici di Bici TV, siamo a Busseto in provincia di Parma per uno degli appuntamenti clou della stagione per la categoria Elite Under 23, la 69esima edizione della Milano Busseto. Con me c'è Paolo Bossoni, presidente del pedale bussetano, società organizzatrice di questa manifestazione. Nuova edizione, rinnovate ambizioni, ancora un parterre di partecipanti molto importanti, si preannuncia grande spettacolo. Sì, diciamo che già il tempo ci ha omaggiato di questo bel sole, dopo una settimana d'acqua un bel sole ci sta. I corridori sono i più forti che ci sono adesso e speriamo che tutto vada nel migliore dei modi, ecco. Noi dalla parte dell'organizzazione abbiamo cercato di fare in modo che tutto fili per il meglio. Adesso lo spettacolo devono fare i corridori, Ci sono delle novità, in realtà un ritorno al passato per quel che riguarda il percorso. Sì, diciamo che siamo ritornati a quello che facevamo 2 anni fa, il Tabiano Castello, dalla parte delle terme, diciamo, il Tabiano, visto che hanno asfaltato tutte le strade. Dobbiamo ringraziare i comuni di Sasso che ha fatto questo enorme sforzo. Torniamo a fare il circuito di Tabiano Castello dalla parte originale, diciamola così, un po' più dura, un po' più corta la salita, e speriamo che i corridori apprezzino questo cambiamento. Paolo Bossoni, presidente del pedale bussetano ma anche un ex corridore professionista, quali sono i segreti per provare a vincere la Milano Busseto? Guarda, i segreti sono sempre i soliti: stare molto attento, puoi cercare, come ha fatto Nibali, di inventarsi qualche cosa. Noi non abbiamo il poggio qua vicino, però l'anno scorso sono arrivati in 3, quindi magari inventarsi un numero nel finale per non arrivare tutti in volata, se si arriva in volata che minchia è migliore e che non succeda mai niente. E quello che invece è una certezza è l'organizzazione sempre impeccabile, tante persone, immagino che da presidente ci siano anche tanti ringraziamenti da fare. Sì, innanzitutto ringrazio il mio staff, perché uno non immagina veramente le pressioni e le difficoltà che ci sono nell'organizzare la corsa. E poi devo ringraziare i nostri amici ormai sponsor, perché senza di loro non faremo niente. Devo ringraziare anche il comune, perché ci ha dato un enorme aiuto, e quindi ringrazio veramente di tutti, e speriamo che sia uno spettacolo per tutti. E allora, con questo entusiasmo, con questa bella giornata di sole qui da Busseto, la città natale di Giuseppe Verdi, andiamo proprio a vedere le immagini della 69esima edizione della Milano Busseto. 5 minuti. Eccola qui la statua che celebra il personaggio più illustre della storia di Busseto, il compositore Giuseppe Verdi, che dall'alto della sua piazza sorveglia tutte quelle che sono le operazioni preliminari di questa 69esima edizione della Milano Busseto, prestigiosa classica nazionale per la categoria Under 23, che come ogni anno viene ospitata in questo piccolo centro dell'Emilia Romagna. Qui le immagini che fanno riferimento proprio alla riunione tecnica che ha anticipato la corsa con la direzione di corsa ed il collegio di giuria, i vari direttori sportivi. Questo è Paolo Bossoni, che abbiamo sentito poc'anzi, il presidente del pedale bussetano, la società che organizza questa bellissima classica di ciclismo. Grande impegno per la società della provincia di Parma, grande disposizione di uomini che sorvegliano e fanno in modo che tutto si svolga in modo regolare e nel miglior modo possibile, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei ragazzi. Da percorrere sono 151 chilometri, con un percorso molto impegnativo, e al via ci sono 29 squadre, le migliori formazioni a livello nazionale. Avete visto poc'anzi proprio la colpa, che ci sono anche una rappresentanza di formazioni straniere: la nazionale della Russia, il Velo Club Mendrisio dalla Svizzera e il Zappis Team dalla Gran Bretagna. Dicevamo, da percorrere 151 chilometri, le migliori formazioni nazionali che sono sfilate prima della via proprio sul palco di premiazioni, di presentazione delle squadre, autorità, sponsor, molto impegnati anche loro qui nelle fasi preliminari, pronti a dare il via. Ed eccolo proprio qui la partenza, con un primo tratto in realtà di trasferimento ad andatura turistica. Vedete la partenza molto tranquilla dei corridori, con Paolo Bossoni nell'auto della direzione di corsa che guida il
gruppo verso quello che sarà il chilometro zero, posto sempre a Busseto in via Sant'Andrea, una passerella diciamo così nel centro storico, e poi eccola qui la partenza dal chilometro zero, ed ora si comincia davvero a fare sul serio con questa 69esima edizione della Milano Busseto, una corsa molto attesa, un albo d'oro prestigioso il suo, e si entra subito nel vivo. Primo attacco di giornata promosso dal numero 34 Simone Cuozzo della Bio Training Cycling Team, una formazione proprio della regione Emilia Romagna, quindi che vuole ben figurare e mettersi in mostra in questa gara nella regione di casa. Insiste nella sua azione Cuozzo, ma vedete viene raggiunto quasi immediatamente dopo pochi chilometri da altri due corridori. Si tratta con il numero 41 di Manuel Facchini della Cremonese Guerciotti e con il numero 97 è il siciliano Simone Sanò della Overall Cycling Team. Ottimo l'accordo tra questo terzetto che procede al comando della corsa con molta veemenza. Vedete c'era in testa il numero 41 Facchini, ora dà il cambio Sanò, subito dietro Cuozzo. I tre cercano di guadagnare secondi preziosi sul gruppo. Nel frattempo il loro vantaggio aumenta nei confronti del gruppo e continua l'azione proprio dell'atleta della Cremonese con il numero 41 Manuel Facchini della Cremonese, che guidava questo gruppetto. Vedete alle spalle il gruppo che lascia fare con un'andatura tutto sommato tranquilla, mantiene sotto controllo la situazione e il vantaggio è superiore al minuto ora, quello del terzetto di testa. Ma vedete, è proprio il russo Piskunov che allunga, un atleta della nazionale russa, tenta un allungo per riportarsi sul terzetto di testa. Maxiv Piskunov, un atleta, vedete, possente, la sua pedalata è molto poderosa. Alle sue spalle arrivano altri due atleti che tentano di ricongiungersi con la testa della corsa. Il terzetto alle spalle dei tre davanti si forma, c'è con il numero 37 Andrea Pedroni, ancora della Cremonese Guerciotti, molto attiva questa società, e poi Manuel Vecchiato della Work Service. Intanto vedete il passaggio suggestivo da Castell'Arquato, un centro della provincia di Piacenza con il suo bellissimo castello e il centro storico, che è stato anche ambientazione di un noto film hollywoodiano, Lady Hook, per gli appassionati del genere. Quindi tre davanti, tre ad inseguire, e vedete c'è un'altra coppia formata dal 156 il britannico Nick McKibben della Zappis e con il 74 Mattia Baldo della Iseo Serrature, che escono a loro volta dal gruppo, si riportano sul terzetto di inseguitori e quindi si forma un quintetto alle spalle dei tre battistrada. Ma vedete ormai il gruppo è davvero in forte recupero, vicinissimo, tirato dal numero 107 Christian Scaroni della Petroli Firenze, quindi gruppo di fatto compatto alle spalle dei battistrada. Ma attenzione, nella salita verso il GPM di Vernasca si sfalda anche il terzetto di testa, resta solo al comando il siciliano Simone Sanò della Overall Cycling Team, che scollina per primo proprio al GPM, siciliano per la provincia di Messina di Milazzo, e dietro vedete il gruppetto che insegue, un gruppo che insegue, anzi nel tratto in discesa dopo lo scollinamento si forma un drappello di inseguitori alle spalle di Sanò, che poi lo va a riprendere. Andiamo a vedere di chi si tratta, qual è la composizione di questo gruppetto di 9 corridori al comando. Con il numero 6 troviamo Davide Baldaccini del team Colpac, con il numero 25 Raul Colombo della BS Carrera Gavardo, con il 53 Raffaele Radice della Delio Gallina, con il 55 Samuele Zoccarato della General Store, con il 57 Alberto Zanoni sempre della General Store, con 87 Simone Piccolo della Named Sport, abbiamo detto di Sanò con il 97, e poi ci sono con il 105 Alessandro Monaco della Petroli Firenze, con il 150 Aldo Caiati della Zalf Fior. Da queste bellissime immagini dall'alto avete visto anche l'importante vantaggio acquisito da questi uomini, 9 uomini al comando, 45 secondi il loro vantaggio sul gruppo
gruppo sulla prima ascesa verso il GPM di Vigoleno, verso il castello di Vigoleno. Siamo proprio a poche centinaia di metri dal GPM, vedete, prende la testa del gruppetto con il numero 105 il pugliese Monaco della Petroli Firenze, inseguito da Simone Piccolo della Named Sport, inseguono tutti gli altri. Scollina per primo proprio Alessandro Monaco, e qui vedete il gruppo alle loro spalle allungatissimo in lunga fila indiana con oltre un minuto di vantaggio. Si riparte con la seconda ascesa a Vigoleno. Questi due giri della salita verso il castello di Vigoleno, la situazione è molto fluida alle loro spalle, mentre i nove davanti proseguono la loro azione decisi anche sulla seconda ascesa. Vediamo qui in prima posizione con il numero 57 Alberto Zanoni della General Store, poi c'è con il 105 proprio Monaco che abbiamo visto scollinare per primo al GPM. Qui ancora i nove corridori che affrontano proprio le rampe che portano verso il secondo scollinamento al castello di Vigoleno, con anche i suoi suggestivi paesaggi naturalistici, e poi vedremo poco dopo anche la bellezza del castello. È Piccolo, Piccolo e Monaco, è un duello che si ripete questo in salita verso il terzo GPM assoluto di giornata, il secondo a Vigoleno. Questa volta è Piccolo a prendere la testa poco prima, a poche centinaia di metri dallo scollinamento, ed è proprio lui a passare per primo al GPM con alle spalle Alessandro Monaco. Questo invece è il gruppo alle loro spalle allungatissimo nella discesa da Vigoleno all'inseguimento dei nove battistrada, che non demordono nella loro azione, anzi conservano ancora un buonissimo margine di vantaggio di poco inferiore al minuto. Attenzione, avete visto la lavagna che segnala a questo corridore con il numero 107, l'abbiamo già menzionato prima, è Cristian Scaroni della Petroli Firenze Opla, che ha un ritardo di 45 secondi dai nove di testa. Il gruppo è addirittura ora a 1 minuto e 34 secondi. Scaroni, quest'anno vincitore del Giro delle Balze in Toscana, secondo a Mercatale al Giro del Belvedere, un grande passista, scalatore, un atleta di grande livello, è stato anche campione italiano tra gli juniores, riesce nella bella impresa di agguantare gli uomini di testa, quindi ricuce il gap, si porta sui 9 di testa. Ora la corsa è comandata quindi da 10 corridori, siamo al chilometro 59 di corsa con 10 corridori al comando. Vedete qui ora l'altra fase, una fase di discesa tra i vigneti con il gruppo dei 10 al comando. Guida con il numero 150 Aldo Cagliati della Zalf Fior, l'87 Piccolo, il 107 ecco Escaroni che subito non si risparmia, anzi viene a dare manforte ai compagni di avventura nel tratto di avvicinamento verso Salso Maggiore Terme, poi la parte diciamo clou di questa corsa con il circuito e la scalata dal Tabiano Castello. Questo è proprio il passaggio dal centro di Salso Maggiore Terme, vedete alla destra dei corridori le note terme, il Palazzo delle Terme, con il gruppo che accusa un ritardo ormai superiore al minuto e mezzo. Questi sono gli uomini di testa che intraprendono in questo momento la prima ascesa a Tabiano Castello. Guida con il 106 Davide Baldaccini della Colpa, che accanto a lui avete visto Aldo Cagliati della Zalf. Momenti decisivi della corsa con il gruppetto che si dà ottimi cambi, il ritmo è decisamente buono, e vedete ancora Scaroni davanti a tutti, crede anche in formazioni per quanto riguarda il suo vantaggio, il vantaggio di questo gruppetto di testa nei confronti del gruppo che insegue, e il gruppetto invece è sempre più vicino al primo scollinamento di Tabiano Castello. Eccolo, è l'87, sempre Simone Piccolo, molto attivo, inseguito ovviamente da Monaco, Alessandro Monaco. Sono ancora loro due, Piccolo scollina per primo anche al primo GPM di Tabiano Castello, inseguito da Monaco, e poi via via tutti gli altri che si ributtano in discesa per la nuova fase di corsa che porta ancora nel centro, nella parte bassa di Tabiano, per poi risalire. Questo
Questo invece è il gruppo che si impegna nell'inseguimento. Sono le maglie della Viris Vigevano a tirare. Siamo al chilometro 88. Il vantaggio dei 9, dei 10, scusate, di testa è ora di 1 minuto e 09 con il numero 71 e Michael Belleri. Poi ci sono i compagni Sartole e Bartolotti che guidano appunto il gruppo, vedete, allungato nelle prime posizioni. Secondo assalto alla salita di Tabbiano Castello. Sempre Scaroni davanti a dettare il ritmo di questo gruppetto. Ci si avvicina proprio allo scollinamento e vedete proprio le maglie della Petroli Firenze. Ovviamente è Monaco questa volta che riesce ad anticipare Piccolo poco dietro Scaroni. Avete visto anche un contatto tra i due. Comunque Monaco è riuscito a scollinare per primo. Si passa dalla locata Siccomonte, il gruppetto lanciato in discesa per il terzo assalto poi alla salita di Tabbiano Castello. Il gruppetto continua deciso nella propria azione e nel frattempo dalle retrovie, eccolo, esce con il numero 143 Tommaso Campesan della Work Service Coppi Gazzera Videa, che prova ad inseguire i 10 uomini di testa. Questo invece è il gruppo trainato dal numero 81 Filippo Magli della Mastro Marco, che cerca di ricucire il gap. In questo momento Radio Corsa segnala che lo svantaggio di Campesan è di 27 secondi, mentre quello del gruppo di 46 secondi. Allora davanti, vedete, terza ascesa a Tabbiano Castello, si rompe il gruppo di testa, restano in tre a comandare. Sono con il 107 Cristian Scaroni della Petroli Firenze, poi Aldo Cagliati della Zalfa e Raul Colombo della Gavardo. Colombo non riesce a tenere il ritmo dei due bresciani ed eccoli qui al terzo scollinamento di Tabbiano Castello. Sono rimasti davanti Aldo Cagliati, che passa in prima posizione al GPM, inseguito da Cristian Scaroni della Petroli Firenze. Aldo Cagliati invece della Zalfa Fior. Si lanciano in discesa, ottimo l'accordo, ottima l'andatura tra i due. Vedete, due corridori di assoluto livello, questi hanno già avuto modo di farsi vedere in questa stagione, ma anche nelle stagioni passate, anche addirittura nella categoria juniores erano sempre tra i migliori. Esce un altro gruppetto dalle retrovie nel frattempo che prova a ricucire il gap. Si tratta del numero 13 Manuel Tarozzi della Beltrami, poi ci sono i russi Denis Nikrasov e Vladislav Taranenko della Nazionale Russa, appunto Samuele Zoccarato della General Store, Gregorio Ferri della Zalf, Flavio Peli della Delio Gallina, Giacomo Garavaglia con il numero 108 della Petroli Firenze. Questo il gruppetto che è riuscito poi anche ad andare a riprendere i due battistrada Scaroni e Cagliati, e appunto ora guida la corsa. Nel tratto di avvicinamento verso Soragna vedete ormai il gruppo è vicinissimo. Questo è Flavio Peli della Delio Gallina, che è l'ultimo ad arrendersi di questo gruppetto che guidava la corsa fino a pochi istanti fa, ma il gruppo è lanciatissimo. Lunga fila indiana, andatura davvero molto sostenuta dopo l'uscita di Soragna. Questo con il numero 60 e il danese Iversen, che è della General Store, che quest'anno ha già vinto anche una corsa a Pontedera, che detta il ritmo, vedete, andatura davvero forsennata. Si entra nell'abitato di Busseto, nel territorio di Busseto, dove poi attendono i corridori i due giri finali. E attenzione, siamo nelle fasi decisive della corsa. Si forma un quartetto al comando, anzi, se vedete all'inizio è un terzetto, e poi dalle retrovie rientra immediatamente con il numero 75 Matteo Forlan della Iseo Serrature. Inizia il circuito finale di Busseto, primo passaggio sotto il traguardo per il quartetto. Oltre a Furlan ci sono con il numero 58 Marco Borgo della General Store, con il 127 Cesare Grodischi della Palazzago e con il 108 Giacomo Garavaglia della Petroli Firenze. Questi i quattro corridori al comando che guidano la corsa anche in questo momento, dietro il gruppo che insegue. Vedete qui il passaggio nelle zone, diciamo, di campagna, nelle frazioni di Busseto, dove si completa questo primo giro del circuito. Secondo passaggio sotto il traguardo, fine del primo giro con il quartetto che ha una manciata di secondi proprio. Vedete, non è moltissimo il vantaggio che può vantare sul gruppo, che ora non c'è un grandissimo accordo, ma l'andatura è molto sostenuta. E Raul Colombo, con un atleta della Nazionale Russa, a guidare questo inseguimento. Siamo ormai nelle fasi decisive, in dirittura d'arrivo si attende la volata tra questi quattro corridori che hanno resistito davanti. Con la maglia rossa c'è Grodischi della
Palazzago, con la maglia bianca Garavaglia, con la maglia verde è Borgo, ma vedete emerge la maglia blu della Iseo Serrature, è quella di Matteo Furlan, che vince la 69esima edizione della Milano Busseto davanti a Garavaglia, poi terzo Grodischi e quarto Borgo. Questa è la volata del gruppo, vinta da Francesco Di Felice della Delio Gallina, che vince appunto la volata per la quinta posizione. Dietro di lui ci sono Tommaso Fiaschi, Gregorio Ferri, Nicola Snesi, Andrea Colnaghi, Matteo Baseggio. Questi i primi 10 dell'ordine d'arrivo di questa 69esima Milano Busseto. Ecco le parole dei primi due classificati. Matteo Furlan, portacolori della Iseo Serrature, prima vittoria tra i dilettanti, una grande classica come la Milano Busseto, un bellissimo finale, una bella volata ristretta, la tua, raccontaci com'è andata. È andata che sono rimasti fuori dalla fuga, quella più numerosa di inizio corsa, abbiamo rischiato di buttare via l'intera corsa, i miei compagni sono stati bravissimi, mi hanno aiutato per tre quarti di gara per riuscire ad andare a richiudere sulla fuga. Sul finale ho visto che il gruppo continuava a sfilacciarsi, ho visto i tre uomini che erano con me all'attacco andare via, sono riuscito a rientrare da solo, ho detto inutile aspettare, proviamo, magari va bene, e sono riuscito a collaborare il giusto, sentivo che le gambe erano al limite, ho collaborato il giusto e sapevo di che arrivando in volata sarei stato più veloce e così è stato. Le emozioni di questa prima vittoria tra i dilettanti? È una grandissima emozione, anche perché non è una gara qualsiasi, è la Milano Busseto, è una gara molto importante, una delle grandi classiche nel ciclismo dilettantistico. Ci tenevo a questa vittoria, volevo dedicarla a un amico che era riuscito a sconfiggere uno dei più grossi mali che possa colpire le persone. Purtroppo questo male è ritornato, sta lottando, ne avrà ancora per almeno 2 o 3 anni, e l'ho visto in settimana, sono stato a trovarlo a casa e voglio dedicarle a tutti i costi questa vittoria e sono felice di poterlo fare. Giacomo Garavaglia, Petroli Firenze Opla, secondo classificato, con un po' di rammarico in questa Milano Busseto. Sì, un po' di rammarico perché diciamo è un po' la corsa di casa, però anche perché lo sponsor Maserati è qua della zona. Purtroppo Furlan era più veloce, non c'è stato niente da fare, in 4 siamo andati già a 10 km all'arrivo, siamo andati molto d'accordo, siamo andati forte, siamo riusciti a tenere lontano il gruppo, però in volata appunto niente da fare. Un piazzamento comunque di prestigio, una stagione 2018 che è partita molto bene per te, con importanti risultati in un anno che per te è molto importante, no? Sì, questo qua è il mio quarto anno, quindi l'ultimo da Under 23. Volevo partire bene, infatti mi sono preparato al meglio di quello che potevo fare, sto pedalando bene, però ho fatto già 2 podi, ma manca ancora il gradino più alto del podio. E con il sorriso del vincitore della Milano Busseto 2018 Matteo Furlan e il podio, accanto a lui ci sono secondo Garavaglia, terzo Grodischi, Giorgio Torre per BCTV vi saluta da Busseto.